Benvenuti nella mia c***osissima lavanderia. Se avete finito di asciugarvi le bave dopo aver visto il trailer di GTA 6, adesso tocca Romina. I nomi dei detenuti a cui dovrai darla. 109, solo quelli di stamattina intendi. Sono qui ragazzi, ahimè, a darvi un'altra notizia. Non bella come quella di GTA 6, beh oddio. Per qualcuno non è mica tanto bello sapere che GTA 6 uscirà nel 2025. Però sono qui a darvi un'altra grandissima notizia del mondo videoludico, perché non è che esiste solo GTA 6. GTA 6 è come il Covid, da dopo il Covid tutto era Covid, l'influenza, il raffreddore, non esisteva più niente, solo Covid. Non è che adesso per 2 anni dobbiamo asfaltarci la punta delle... Come avrete letto dal titolo, le 3 di Los Angeles. Se vi state chiedendo come mai sto dedicando un video a questa cosa, beh, allora significa che siete giocatori probabilmente di Fortnite, What? Call of Duty, What? FIFA, What? Roblox, What? Minecraft, What? Cos'è quell'altra cancrata? Hello Neighbor. What the fuck? Bene, dal momento che non ci sono più panni nella lavatrice e abbiamo finito, spostiamoci di là. Dopo un 2020 in preda alla pandemia. I dettagli nel servizio di Christian Bianchi. E dopo un 2021 all digital e dopo un 2022 in cui è stato cancellato, l'E3 di Los Angeles non si è più visto. L'ultimo E3 di Los Angeles veramente a tutti gli effetti è quello del 2019. E voi direte, ma chi se ne frega di questo evento? No, brutti bastardi, perché l'E3 di Los Angeles, per chi ha vissuto come noi gli anni 90, insomma fine anni 90 e tutti gli anni 2000, con l'età del senno della ragione, io avevo già 13-14 anni. Tutti quelli che hanno vissuto gli anni migliori dell'epoca videoludica sanno che l'E3 è l'evento cardine in cui vengono presentati i giochi, l'evento che ha accompagnato le nostre estate. Qualcuno vuole un po' di estate? Solo chi ha atteso e vissuto l'E3 di Los Angeles può capire la portata della gravità di questa notizia. L'E3 era quella fiera in cui le software house portavano rispetto. Se c'era un annuncio da fare o un gioco doveva essere ancora annunciato, mostrato nella sua beltà, questo lo si faceva alle 3 di Los Angeles. E non in eventi dedicati come adesso Nintendo si fa i suoi cazzo di Direct, Microsoft si fa cos'è, Gamer Summer Fest, cioè tutti si fanno i cazzi suoi e nessuno si inculava più le tre. Ok, c'è stata la pandemia, sembrava ritornarsi in auge, c'è stato un momento di disabilire questa cazzo di pandemia e invece non si è più ripresa. E quindi l'ESA, che è l'organizzatrice dell'evento, ha dichiarato in un tweet che le tre è stato chiuso definitivamente, non si farà mai più. E non è un arrivederci, ma un addio. E bada ben che io alle 3 di Los Angeles non ci sono mai andato fisicamente. A Napoli non ci sono mai stato. Per carità, serve il passaporto, non avevo cazzo. No, non era per il passaporto. Pensate che un anno mi ci volevano mandare quando Giorgio Cappello di Paglia era esploso. Ti fa stracagare. Tipo era Sony che mi ci voleva mandare, però erano incerti. Ma ti ci mandiamo, poi ci fai dei video, ti rifai. C'è stata un po' di burocrazia e ora della fine non sono andato. Per un pelino, per non vedere niente dell'America, perché fai 4 giorni a fuoco, 5 quelli che sono, e torni che sei fucilato, non sai neanche dove essere. Le 3 di Los Angeles inizia nel 1995, un po' come Luca Comics, perché Luca Comics è del 95-94, una roba del genere. Dal 98 per sempre lo ricorderò, senza palco sul ghiaino, la mia vita un po' cambiò. Quindi sono 20 e passa anni, 24 anni nel 2019, perché è l'ultima edizione seria, vera, dell'E3 di Los Angeles, in cui venivano mostrati i titoli che tu stavi aspettando, cioè c'era un nuovo Metal Gear nell'aria, sì, ti veniva annunciato nei giornaletti, in internet, però il grosso, la demo, l'annuncio ufficiale sul palco era solo l'E3 di Los Angeles. L'E3 di Los Angeles era il concentrato, oh vedremo a giugno cosa viene fuori, vedremo... Le
E3 di Los Angeles è sempre stata la manifestazione in cui se dovevi sapere qualcosa, dovevi saperla lì, assolutamente. E quindi l'E3 di Los Angeles era molto molto importante. Ovviamente nei primi anni tu cos'è che sapevi dell'E3 di Los Angeles? Un cazzo! Cioè tu vedevi le foto e le informazioni che davano in pasto i giornaletti che poi ti compravi, PSN, PlayStation Magazine, insomma tutte le riviste ufficiali. Poi quando hai iniziato ad avere la DSL, quindi internet, iniziavano i primi video e ti facevano vedere i trailer. Però se io vado a vedere adesso, perché non li ho mai guardati i tempi, i video delle 3 del 95, del 96, del 97, del 98, mi viene la pelle d'oca. Perché vedere la fiera più figa del mondo in campo videoludico, vedere gente che si sta entusiasmando per l'annuncio di Crash Bandicoot 1, non ha prezzo. Non ha veramente un cazzo di prezzo. Paillette, nanetti, ballerine, insomma era uno spettacolo in puro stile americano. Le 3 di Los Angeles è l'evento, la fiera che ha infiammato le nostre estati. Le nostre estati di noi videogiocatori, non di gente che sta al bar a parlare della partita. Se tu gli dici cosa ti ricordi del 2003-2004? Sì, ha segnato il Milan, poi ha vinto la Champions. Oh zio, devi stare tranzollo, capito? Ti metto le mani in faccia. Ti ammazza, ti uccidi. Che cazzo vuoi? Oh. Ma chi se ne frega? Se chiedi a noi cosa è successo in quegli anni, beh, fine anni 90 avevi tutta la Play 1. Inizio 2000 avevi 2004, GTA San Andreas, ok? Poi gli anni dopo Metal Gear 3. Insomma, ogni anno era caratterizzato per noi, nelle nostre menti era segnato, quella data lì era segnata dall'uscita di un titolo. È la fiera che ti mostrava realmente cosa bolliva in pentola, perché la Software House non ti diceva niente per tutto l'anno per tenersi il colpo in canna alle 3 di Los Angeles, perché era la fiera che gli permetteva di mostrare il loro business. Era tutto un voler far salire le azioni, perché post E3 le azioni salivano delle società. Per loro era business, per noi invece era veramente passione. Sembra passata una vita da quando non fanno più le 3, invece era il 2019, c'è stato quel cazzo di Covid di mezzo che ha cambiato tutta la società. E non apro il topic su cosa ha cambiato, perché ha cambiato tante cose. Delle 3 ricordiamo il classico, no beh, ma le 3 dell'anno scorso era meglio, no quest'anno proprio, beh l'anno scorso, no no, quest'anno ha fatto cagare. Ogni anno le 3 faceva cagare, ogni anno per noi faceva cagare, era meglio, sempre, sempre. Se noi andiamo indietro fino al 95, beh cagare, quando è che è stato bello? Bah, non, nessuno sa quando è stato l'ultimo E3 di bello, perché ogni anno faceva cagare più dell'anno prima. No, non hanno detto niente. E Microsoft e Sony ha fatto vedere a Microsoft che si possono scambiare i giochi usati, perché Microsoft voleva fare la One non retrocompatibile e che non si potessero usare i giochi usati. E allora presi per il culo, è stato un 2003 di fotonico. Gli E3 più belli ovviamente sono quelli dove vengono presentate le nuove console. Se ripenso a tutte quelle cazzo di estate in cui noi vedevamo salire sul palco i nostri idoli, che tanto idoli non erano, perché era gente che non avevamo mai sentito parlare nel 99,9% dei casi, a meno che fosse Hideo Kojima, qualcuno di veramente, ma gli altri non erano nessuno. Però noi leggevamo, no, CEO di Microsoft, CEO di Nintendo, CEO di qua, CEO di là. CEO a Padova significa bambino, invece a Verona no, è buteleto. Quindi tutta sta gente ci gasava senza neanche sapere chi cacchio fosse questa gente. Poi ti invitavano l'ospitone, come potrebbe essere il Keanu Reeves di turno. Oh! E poi immancabile per noi youtuber, no, il video recap, tutto quello che ci è piaciuto delle 3. E io l'ho sempre fatto il video recap, difficilissimo da fare, è una cosa che adesso gli streamer ci mangerebbero tantissimo. Però essendo chiusi i battenti dal 2019 e le streaming sono sbottate dal 2020 tempo del Covid, vaffanculo anche gli streamer. Quando hanno iniziato ad andarci anche gli youtuber, allora avevi sempre più info, no? Tutto il viaggio, ti facevano il video recap del viaggione che andavano in America. Insomma, le 3 di Los Angeles, ragazzi, non era una fiera libera che poteva darci chiunque, come Luca Comics. Beh, il tipo, il biglietto costava 500 euro, quindi dovevi essere un addetto stampa oppure uno youtuber prezzolato e quindi avere le conoscenze che sponsorizzavano per te.
perché giustamente non era una fiera che andava lì al papà col bambino e non andavi a comprare niente, perché c'erano annunci, c'erano cabinati i tempi, tu non andavi a comprare niente, tu dovevi essere della stampa. Tutte le persone che erano dentro alle tre erano persone con potere di spam, ovvero cronisti, giornalisti, youtuber, quindi tu andavi dentro, venivi fuori e spammavi il tutto, e quindi era tutta pubblicità e si auto stra mega pagava. Le tre quindi è business per loro, ragazzi, ma per noi è stato un evento magico che ha segnato la fine delle tre. È la fine del gaming come ce lo ricordiamo noi, la fine di un gaming genuino, la fine di un gaming che ci ha accompagnato, che volevamo solo giocare, e non come adesso Roblox, Fortnite, roba online, giochi che durano una vita, che è anche un bene, voglio dire, te durano una vita. Le tre, aspettare giugno, oh ragazzo, ci sei stasera, ci sei, lo dicevi l'amico, ci sei stasera, oh, alle 10, conferenza Sony. Però dovevi andare a lavorare e lo stesso te lo guardavi, perché? Perché cazzo, dovevi avere l'info, non dovevi svegliarti al mattino, oh, hai visto, hanno presentato la PlayStation 10, no. E quindi che dire, ragazzi, le tre di Los Angeles chiude per sempre, e va bene anche così perché si sono tutti fatti cazzi loro. Nintendo cazzi loro, Sony cazzi loro, Microsoft cazzi loro. Una brocca d'acqua a pompa e da finish. Bene, cocoritini miei, questo video termina qua perché insomma abbiamo sofferto, abbiamo goduto, abbiamo pianto, abbiamo riso, abbiamo... È una fiera che ci ha dato tanto per questi 24 anni e che ormai con la scusa del Covid ci eravamo anche dimenticati. Però ragazzi, chi sa di voler sa, chi non sa non sa di voler non sa. Ma che cringiata è? Andiamo robori. Cosa avremo un giorno che immortali una fotografia di questa epoca? Monella, sì, una monella. E quindi chi di voi è più grandino, dico la mia età, ma quasi, e si ricorda di tutto questo, mi confermi nei commenti che quello che ho vissuto io è quello che è stato vissuto a livello globale da ogni gamer. Sì o no, ragazzi? Parlo male? Sì o no? E come sempre, ragazzi, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, mettete pollice in su o mettete pollice in giù se vi ho fatto qualcosa, poi mi spiegate anche cosa vi ho fatto. E quindi ecco, iscrivetevi al canale, mettete la campanellina per vedere tutto quello che pubblicherò. Oklahoma è il prossimo. Che siete i miei assistenti sociali tutti, oh.